Questo pomeriggio siamo a Valdobbiadene, davanti alla struttura dell'ex ospedale cittadino. Siamo in compagnia della Protezione Civile dell'AVAB di Valdobbiadene. Sono stati prima anche i volontari dell'AVAB di Revine Lago di Segusino, senza dimenticare i volontari della Protezione Civile ANA, quindi gli alpini di Valdobbiadene. Adesso inizieremo con il presidente dell'AVAB di Valdobbiadene, Cristian Tessaro, la perlustrazione delle strutture dell'ex ospedale che stanno per essere ripristinate, vero presidente? Certamente. Bene, come si vede, buonasera a tutti, sono Tessaro Cristian. Qua abbiamo trovato una statuina che era sommersa dall'edera. Abbiamo colto di togliere l'edera e abbiamo scoperto che sotto c'era un angioletto. Chissà che questo angioletto ci porti fortuna per l'emergenza che c'è. È un piccolo segno, però potrebbe essere anche l'emblema di questo ospedale, che purtroppo era nascosto. Adesso, se volete, possiamo proseguire. Ringrazio tantissimo innanzitutto il discorso di volontari che vedete qua alle mie spalle, che stanno lavorando interrottamente e per fare il ripristino di questo benedetto ospedale, che questo ospedale qua per noi sarà una salvezza. Ecco, è importante spiegare che questo ospedale verrà in soccorso alle altre strutture sanitarie della Regione Veneto nel caso in cui ci fosse bisogno, partire dalla prossima settimana. Dalla prossima settimana, però qui non verranno i contagiati di coronavirus. Ecco, spieghiamolo bene questo. Finita la sistemazione e la pulizia dell'ospedale, il ruolo dell'AVAB di Valdobbiadene sarà quello della perlustrazione la sera, soprattutto il controllo dell'area, in turni di 8 ore circa per ogni volontario, per gruppi di 2 o 3 volontari. Di 4 volontari per turno di 8 ore, costituiti dei 3 turni, logicamente, e quindi qua si crede il presidio di antincendio, affiancati dai vigili del fuoco nostri di vari comandi che verranno. Però comunque dovrà essere gestita tutta dall'antincendio boschivo della zona 2. L'AVAB potrà essere anche utilizzato sui propri comuni qualora ci fossero casi di coronavirus, perché aprono il COC e hanno bisogno di personale loro. Quindi massima disponibilità da parte di tutti i volontari, non solo da parte dei volontari di Valdobbiadene, siete una vera squadra. Sì, ecco, quello che ribadisco è la risposta che ho avuto sia da Regione, sia da Provincia di Treviso e da tutti i coordinatori della zona 2, pronti a essere una squadra, come dice sempre Bertone. Ecco Presidente Tessaro, io vorrei ricordare che questa struttura è chiusa dal 1999, quindi sono ormai 20 anni di chiusura dell'ex ospedale Guicciardini di Valdobbiadene, ma i valdobbiadenesi hanno un ricordo importante del loro ospedale. Tanti valdobbiadenesi sono nati qua, è sempre stata una struttura che ha dato tanti posti di lavoro e che è nel cuore di tutti i valdobbiadenesi. Sì, io dico che c'è una struttura così, al mio punto di vista, è stato veramente un peccato che sia stata chiusa, però purtroppo ci sono stati dei tagli di ospedali. I valdobbiadenesi su questo discorso dell'ospedale ce ne hanno risentito tanto, perché qua tante persone qua sono nate, questi sono 20 anni che sono chiusi, però tutto vedendo il discorso, che le persone che vedono che questo ospedale sarà riaperto, io capisco che questa è una questione di emergenza, però da una parte è anche una cosa che i valdobbiadenesi o anche le persone che abitano qua vicino vedono un ospedale che era stato chiuso essere riaperto. Quindi io dico, sono molto fiero di tutto quello che hanno fatto. Purtroppo abbiamo questa benedetta Covid-19 che ci sta sconvolgendo la vita, però dobbiamo andare avanti e pensare che ce la faremo. Bene. Andrà tutto bene. Con il sindaco di Valdobbiadene, Luciano Fregonese, i volontari l'hanno detto, insomma, o in municipio o in ospedale. Sono giorni davvero impegnativi per tutti voi amministratori, soprattutto qui a Valdobbiadene. Beh, sono giorni impegnativi, ma quando si è all'interno di una squadra di centinaia di persone, l'impegno non pesa. Abbiamo centinaia di volontari, abbiamo l'azienda sanitaria con i professionisti, abbiamo i vigili del fuoco, abbiamo le ditte esterne. Insomma, una marea di persone, tutte formate, tutti professionisti, tutti che sanno lavorare in squadra, soprattutto in condizioni di criticità anche sanitarie, per cui con l'autoprotezione e tutte le regole. Ma è difficile, però, veramente tante persone che lavorano. Abbiamo appena concluso un incontro con la task force dell'azienda sanitaria che è stata istituita proprio per andare a programmare in queste ore tutto quello che è l'organizzazione del personale dell'azienda sanitaria.
infermieristico, medico, che dovrà essere operativo già da lunedì in caso di necessità. Siamo anche con Rita Zago, che è un'infermiera ormai da 37 anni qui a Valdobbiadene. Qual è la situazione del presidio sanitario qui a Valdobbiadene? Ma devo dire che questa cosa è una cosa che mi ha emozionato tantissimo, perché rivedere questo ospedale riaperto, ripulito, risistemato così, per me è stata un'emozione, perché dico sempre che ho pianto quando l'ho chiuso, perché purtroppo ho chiuso diversi reparti, perché con la scusa che abitavo qua vicino, a mezzanotte si chiudeva, io ero sempre quella che doveva mettere le catene, e adesso devo dire che quel giorno che sono entrata nell'unica camera che era rimasto un letto, ho pianto per vedere tirare su tutte le tapparelle e rivedere ancora i letti dentro. Certamente è una bellezza, veramente. Dico che ormai, visto che sono prossima alla pensione, dicevo sempre avrei voluto pulire e portare via un po' delle cose che c'erano qua. Adesso devo dire che è stato fatto anche il fine, e quindi bellissimo, emozionante rivedere queste tapparelle aperte.